oggettivamente è il momento più complicato per il Teramo da molto tempo a questa parte, perché la classifica piange e questo è evidente. La difesa è la peggiore del raggruppamento e anche questo è altrettanto evidente. Ma soprattutto l'involuzione che attanaglia questa formazione sembra lasciare speranze di una rimonta nel 2022 davvero col lumicino. Si dirà ci sarebbe il mercato per ricomporre i pezzi e provare a migliorare un organico che avrebbe bisogno, come l'area, di innesti che possano dare una sterzata decisa. Ma in questo caso ci sono le questioni societarie, molto nebulose ancora, a tenere ancorato il diavolo ad un immobilismo che rischia di creare scompensi ulteriori alla ripresa. Il 3-5-2 con la Virtus Entella non ha dato e non poteva dare risposte immediate, considerando che la rosa è stata costruita con ben altri criteri. Guidi ci ha provato e di questo gli va dato atto, ma sapeva anche lui che, specie contro un avversario così quotato, si sarebbe trattato soltanto di un esperimento che aveva il solo compito di far sentire la retroguardia maggiormente potente. La questione è semplice: per continuare con il sistema di partenza, il 4-3, andrebbero rinforzati alcuni ruoli cardine. La corsia mancina di difesa, dove Rillo e Ndreka avrebbero bisogno di un titolare da cui trarre spunto, servirebbe un vero sostituto di Arrigoni, imprescindibile anche a voler passare ad una mediana a 5, e una mezzala di quantità e inserimenti che con lo stop prolungato di Rossetti il Teramo decisamente non ha. In più servirebbero le alternative a Rosso e Malotti, magari per contendere loro una maglia da titolare, perché quando l'ex casertana è stato sostituito o è stato assente, Guidi sul lato mancino ha messo Berrigea, che non nasce come esterno d'attacco. Anche a destra, tolto Malotti, i giovani di Belle Speranze, specie di Dio, non possono ancora pensare di poterlo scalzare. E allora la mancata concorrenza in molti ruoli ha appiattito una formazione che si è vista costretta a spremere i titolari, che hanno tirato la carretta per molte settimane prima di pagare dazio. Davanti ad un Bernardotto sempre generoso, ma spesso impreciso, andrebbe affiancato un altro attaccante che possa mettere in difficoltà l'allenatore nelle scelte. E in questo momento, con Birligea, che spesso è stato out per infortunio, non è stato così. In porta invece va fatta una scelta netta. Il diavolo ha alternato Tozzo, ora sparito dai radar, Agostino, quello con rendimento più alto di tutti, e Perucchini, che si è ritrovato tra i pali nel momento in cui il diavolo ha iniziato ad incassare una valanga di reti. Il che rende anche difficile una valutazione precisa dell'estremo difensore, che in ogni caso ha mostrato di non essere ancora al top. L'arrivo di Pinto in difesa ha dato alternativa a Piacentini, Bellucci, verrà scoperta di questo inizio di stagione, e ad un soprano, anche lui come Birligea, spesso utilizzabile ma altrettanto spesso no. Mungo nel ruolo di interno di centrocampo ha alternato buone gare ad altre molto meno, Viero a corrente alternata e con Cucurullo indisponibile ormai da mesi, il solo Fiorani è dovuto diventare un perno della mediana. Nel contempo però Buasi è perso per strada, Malotti e Azeosmanovic invece hanno risentito dell'impiego extra large. Lombardo è arrivato, ma dopo qualche buona prestazione nel derby e qualche altra meno buona a Montevarchi come sostituto di Arrigoni, si è fermato ai box. Poi c'è il capitolo condizione fisica, calata, anzi crollata in maniera preoccupante dalla trasferta di Pescara in poi. A parte le reti incassate e la mancanza di reazione alle difficoltà, come ha più volte sottolineato Guidi, il passo del Teramo si è fatto via via più lento, compassato, mentre gli altri, che si chiamino Carrarese, Olbia, Oreggiana ed Entella, hanno mostrato un ritmo superiore, esattamente quello che il Teramo aveva imposto all'Entella all'esordio, Modena, Siena, quando si è accesa la riserva, e i cambi sono stati minimi, per non dire inesistenti, con Trasciani ad esempio aggregato a Pontedera senza allenamenti per cercare di non essere totalmente sguarniti, il diavolo ha perso consistenza e capacità di opporsi a coloro che ha avuto di fronte. Tutto questo senza considerare che le vicissitudini societarie hanno minato la tranquillità del gruppo, perché il pagamento di novembre era dovuto e tutt'altro che un'impresa, perché l'incertezza distrae e porta a fare valutazioni sul futuro di ognuno di quei calciatori che dovrebbero adesso risalire una corrente fortissima che li spinge verso il basso. Ed ecco perché ci vorrà una sterzata, ma decisa e sotto tutti i punti di vista, per ridarsi la capacità di ricominciare a correre, come servirà nel 2022.